Il salotto della civetta con Davide Pelanda. L'ultimo giornalista italiano ucciso è stato Simone Camilli, ammazzato nel 2014 in Palestina, ma minacce e intimidazioni sono l'ordine del giorno. 472 nel solo 2019. In oltre 6 episodi su 10 si è trattato di atti di violenza come aggressioni e danneggiamenti. Durante tutta l'emergenza Covid, diversi lavoratori giornalistici sono stati in grado di incidere positivamente sulla gestione della pandemia. Solo per citarne alcune, Francesca Nava, TPI, 17 marzo 2020. Inchiesta sull'ospedale Pesenti Ferragoli di Alzano Lombardo evidenzia alcune irregolarità nella gestione del pronto soccorso e i ritardi nell'istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro, fornendo informazioni utili alla Procura di Bergamo nell'indagine per epidemia colposa. Isaia Invernizzi, Eco di Bergamo, 1 aprile 2020. Attraverso la raccolta dati sui decessi avvenuti nella provincia di Bergamo nel 2020 e nei 3 anni precedenti, dati ottenuti dall'Ufficio Anagrafe dei Comuni, viene dimostrata una mortalità maggiore di quella dichiarata dalla Regione Lombardia, circa il doppio. Dopo l'indagine, il Servizio Epidemiologico Regionale ha iniziato a chiedere i dati dei decessi ai comuni giorno per giorno. Walter Molino, titolo quinto, Rai 3, 6 novembre 2020. Intervista al commissario della Sanità calabrese Saverio Cotticelli. Scopre la mancata creazione di un piano anti-Covid. Il servizio porta le dimissioni di Cotticelli. Emanuele Bellano, report Rai 3. L'inchiesta sull'apertura delle discoteche in Costa Smeralda nella settimana di Ferragosto porta a galla un parere negativo sulle aperture espresso dal Comitato Tecnico-Scientifico ma tenuto nascosto dalla Giunta regionale. Questi dati sono sempre riferiti all'indagine del giornale La Via Libera, edito da Libera e dal Gruppo Abele, comparso sul numero 7 del marzo 2021. Ma proseguiamo nella lettura di queste pagine. Libera si pone il problema: quale futuro per il giornalismo? Secondo i dati raccolti dalla Reuters Institute a inizio 2020, quando Covid-19 sembrava ancora un problema cinese, il 71% degli italiani non si fidava delle notizie pubblicate dai giornalisti. Il 54% temeva che quanto letto online fosse falso. E soltanto il 33% pensava che i media si occupassero di controllare le azioni dei potenti, il secondo dato più basso d'Europa. In questo scenario, dicono da Libera, anche se il rilancio negli ultimi mesi del ruolo dell'informazione, soprattutto quella televisiva, è per lo più coinciso con la diffusione di comunicazioni ufficiali sul contagio, il Covid potrebbe aver aperto una via diversa. Per il Reuters Institute il 2021 sarà un anno fondamentale per plasmare il futuro del mondo delle notizie. Molte testate giornalistiche entrano in questo periodo con idee più chiare che mai sul valore del proprio prodotto, nonostante le prospettive immediate appaiano incerte. Tutti abbiamo capito che il giornalismo serve, ma le soluzioni che saranno adottate, e se saranno adottate, per far crescere bene questo settore, restano, dicono sempre Libera, un'incognita su cui grava anche la crisi economica. Qui di seguito ricordiamo alcuni dati. Ossigeno per l'informazione, un sito, ci ricorda che 30 giornalisti italiani sono stati uccisi dal 1960, 11 in Italia e 19 all'estero. 4.108 sono stati minacciati o intimiditi dal 2006, 472 nel solo 2019. Il 66,4% con atti violenti, il 30,8% con denunce e azioni legali. 24 giornalisti italiani vivono sotto scorta 24 ore su 24. E ancora, l'European Center for Press and Media Freedom e Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa ci ricordano questi dati. Nel 2017 in Italia si contano 9.479 querele, la maggior parte nei confronti di giornalisti. Il 67% è stato archiviato perché infondato. Il salotto della civetta
con Davide Pelanda.